Salve a tutti e benvenuti in una nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di Nancy Drew e il passaggio segreto. Penso che non ci siano bisogno di presentazioni. Nancy Drew, cioè, è uscito nel 1930 con una serie di libri, e fino ancora oggi ci sono uscite anche serie TV, film e quant'altro. Diciamo, è abbastanza famoso, ecco. Per chi non lo conosce, penso, non so dove cazzo è vissuto per tutti questi anni. Niente, ci riprovano dopo, penso, 12 anni dell'ultimo Nancy Drew del 2007, con la regia di Kat Shea. Direte chi cazzo è? Cioè, l'unica cosa che ho scoperto, che non mi ha sorpreso, è per niente la sorella di Al Pacino in Scarface. Veramente, non me lo aspettavo, non mi aspettavo che faceva la regista. Però una regista un po' di merda, che ha fatto alcuni film veramente scandalosi, che anche per 18 anni non ha girato un cazzo, e ha girato questo Nancy Drew e il passaggio segreto. Quindi da qui in poi, da qui lei non girerà più niente dopo questo Nancy Drew, penso. Prodotto dalla Warner Bros, giustamente, perché Warner Bros, cioè, per niente, qua abbiamo la protagonista che era nel primo capitolo di Hit del 2017, Sofia Lillis, che faceva Beverly, ve lo ricordate, quel film di merda. Praticamente Warner Bros, avendo sotto mano lei, che un po' tutti la volevano, che diciamo è abbastanza brava la ragazzina, anzi, buono, non è più ragazzina, ma è una ragazza, cioè 18 anni, ha compiuto quest'anno. Praticamente hanno preso a lei perché era proprio come ne immaginavano la scrittrice alla fine, capelli rossi, occhi azzurri, quindi è subito stata presa. Il film non ha incassato neanche $946,000, cioè un flop totale. Il film, diciamo che non è malvagio, ecco, alcune riprese fanno veramente rabbrividire, fanno schifo, tipo l'inizio vuole far vedere, no, che Nancy Drew è fighissimo con sto skate che usa pure una controfigura che non è neanche l'attrice. Vabbè, capisco benissimo, per una scena di merda che deve essere girata di sto film, sta povera crista si doveva imparare a usare lo skateboard. Tra trick e musica, per far vedere che siamo giovani, parte per niente e Nancy Drew non riesce a farsi i cazzi suoi. Ecco, questo è l'incipit del film. Tra un difendere le sue compagne che vengono prese per il culo, lei viene prende punita. Viene scoperta che lei ha fatto questo scherzo a questo ragazzo che aveva fatto un video virale, un cyberbullismo nei confronti della sua amica. Quindi Nancy gliel'ha fatta pagare e hanno riso tutti di questo deficiente. Da qui in poi lei per niente deve fare questi, chiamiamoli, lavori forzati, cioè di pulire in giro per la città. Prende la città, dovrebbero fare un nuovo, dovrebbero metterci binari per far passare i treni e avere più, diciamo, più gente, cioè essere un po' più popolate, ecco. Cioè, però c'è qualcuno che è contrario, ecco, perché cambieranno tante cose, cioè, non è più, come posso dirvi, quel senso, diciamo, non come una New York, ecco, che casinista, cioè qua è proprio tutto calmo, le casettine, carucce, c'è un paese tranquillo, non succede niente di... penso, no, no, che rovinerebbe tutto mettendo queste ferrovie. Quindi c'è qualcuno, tipo il padre di Nancy, che per niente cerca di non fare avverare sta cosa. E ci sono delle persone che sono contrarie, da qui in poi ci saranno dei contrasti. Nancy viene a scoprire, mentre fa questo servizio a togliere la roba in giro, scopre che c'è questa signora con questa casa infestata. Da qui in poi uno dice, ma che cazzo c'entra? Diciamo che è carina la cosa qui. Da qui in poi lei, Nancy, cerca di indagare a casa di questa signora, viene a scoprire che, cioè, sembra strano, ci sono apparizioni, oggetti che si spostano, fino a che viene a scoprire, diciamo, che non c'è qualcosa dietro queste apparizioni, questi movimenti dentro casa, che qua io non vi sto a dire chi non viene nei film. Qui, la nostra Sofia Lillis, lei ce lo mette tutto. Il problema è che chi ci sta intorno, ecco, non mi pare convinto, ecco, cioè ci sta tipo il padre di lei che viene dalla serie TV di True Blood, non lo so, io non li vedo coinvolti, ecco, ci vedo lei che si diverte, cioè si vede che si sta divertendo a fare il film. Gli altri, veramente, sembrano, perché siamo qua, ecco.
tranne la signora. Fotografie inesistenti, ce le ha preso. Ecco, giriamo, non c'è nessun direttore di fotografia in questo film, non esiste la fotografia. Gli effetti, quei pochi che ci sono, sono veramente di merda. C'è una scena in cui queste candele volano e sono orribili, come sono fatte, mamma mia, la merda, forse le faccio io con un programma di 10 euro della Filmora, anzi costa di più forse, mi pare, di 10 euro, non lo so, però per farvi capire, c'è effetti veramente orripilanti. Il film neanche cioè non ha detto manco quanto è costato il film, che si vergognano perché non sono arrivati manco $1 milioni. Un grande un passo falso, ecco. Diciamo, Sofia ci prova, ha fatto anche altri film, diciamo, decenti. Quest'anno ha fatto anche quel Gretel Hansel, che mi è piaciuto tanto. Ho fatto anche la recensione, l'ho visto, diciamo, al cinema. Io, ragazzi, ve lo consiglio, se ci avete Netflix, se ci avete quell'ora e 20 da dedicargli, ma buttatecelo un occhio, tanto non è proprio una merda. Lo so che tanta gente dirà, ah, butti nel cesso altri film, come certe persone si sono lamentate che ho buttato nella merda Gazzusa, e si lamenteranno che sto dicendo che è bello questo, 100 volte meglio sto film che quella merda, porco Giuda. Scusate, se volete sapere un po' la storia di Gazzusa, guardate la recensione e tutti i commenti di vari insulti che ho ricevuto per quel film. Poi vedete voi Gazzusa e poi venite a commentare, diteglielo a vostra se vi è piaciuto o meno, perché vorrei capire. Però c'è buona gente che va d'accordo con me. Io non voglio prolungarmi e rompervi le palle. E io vi dico soltanto, se vi va, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mettete non mi piace, dite la vostra, se l'avete visto, non l'avete visto, se non volete vedere. Fatemi sapere se avete visto qualche altro film della nostra Sofia Lillis, che praticamente sta andando un po' ovunque, sta andando a spaccare i culi. Quindi, io non direi nient'altro, vi saluto e alla prossima recensione.